E buonasera, 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 siamo sempre qui alla terrazza, siamo con il nostro bus gigante, che altro non è che una regia itinerante, ma siamo qui per aspettare voi, ragazzi, venite a fare i casting, affrettatevi, perché fra un po' finiranno, fino a fine agosto, per cercare il prossimo speaker di Radio R9, quindi chi vincerà i casting vincerà appunto un contratto con Radio R9, con questo periodo di crisi, poi ragazzi affrettatevi, noi siamo sempre qui, come ho detto anche prima, alla terrazza per questa bellissima festa, la festa di Banana Club, che altro non è che un revival latino di tutti questi anni passati nella discoteca BB, Le Fate, Banana Club, eccetera. Però do la parola a chi meglio di me ha vissuto questi anni, al DJ Mauro Bailando. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Io ti ho dato un nomignolo, però io vorrei sapere il tuo nome per esteso oppure il tuo nome d'arte. Ma il mio nome d'arte è un po' complicato. All'inizio scelsi il Timbero Maior, ma siccome è molto lungo è difficile da ricordare. Timbero Maion. Maior. Timbero Maior. Timba, quindi da timba, timba cubana in maniera particolare, quindi nacque insomma questo nome proprio dal tipo di musica, quindi dal tipo di salsa che è la timba cubana, quella che a me piaceva di più, insomma. Adesso diciamo, ecco, il mio nome è diventato Mauro Bailando, perché avendo una scuola di ballo che si chiama Bailando anche, quindi Mauro Bailando per identificarmi. Quindi è un'associazione di idee alla fine, sì, che fa sempre bene, che così ricordiamo che è una scuola di ballo. Dove, Mauro? Ah, la scuola di ballo a Grotta Mare, ormai sono tanti anni Bailando a Grotta Mare. Molto molto conosciuta. Sì, sono tanti anni insieme a mia moglie, insomma, che insegniamo anche a ballare. La cosa ci sembra strano, anche perché io ti ho presentato come DJ, ma come DJ che è la scuola di ballo? Sì, perché dovete sapere che Mauro è anche un grande ballerino. Come hai iniziato a diventare DJ? Sei stato prima ballerino e poi DJ, o DJ e dopo ballerino? No, ho iniziato a ballare, insomma, quindi ho incontrato quella che poi è diventata mia moglie e da lì è nata la passione per il ballo, insomma, lei già ballava, mi ha un po' coinvolto, diciamo la verità. Dopodiché da lì, entrando nel mondo del ballo, quindi una sera mi sono ritrovato in una serata con la scuola, insomma, che ballavamo in un locale, il DJ non arrivava mai, io mi sono improvvisato, ma stiamo parlando di più di 15 anni fa, mi sono improvvisato DJ provando così, senza nessuna conoscenza, a mettere qualche musica. Devo dire che ha avuto un buon successo. Insomma. Eh sì, anche perché se dopo 15 anni ancora fai il DJ. Ragazzi, questa è storia del BB, del B-Club, giusto? Sì, vabbè, il BB nato come Fate, insomma, è stato il primo sicuramente a mettere la musica latina, insomma, salsa, merengue, dopo è venuta la baciata. Beh, insomma, sono passati tanti anni. Tanti anni. Io ti volevo fare un'altra domanda. Come è cambiato il mondo della notte da 15 anni fa, latino ovviamente, ad oggi? Ma è cambiato forse, ecco, adesso c'è molta più baciata, è molto più commerciale la musica. Prima era un po' più specifica nella salsa, quindi c'era molta più salsa, molto più merengue, forse ci si divertiva anche di più, lo dico con un po' di nostalgia, perché forse veniva più messa salsa, quindi per chi balla, insomma, piace di più. Invece per me, che non so ballare, ovviamente l'unico ballo che so fare è la baciata, e quindi si richiede sempre più baciata. Sì, io sono un po' critico contro la baciata, ma capisco benissimo che la baciata è quel ballo molto più semplice, ma anche sensuale e quant'altro, ma comunque sia dà la possibilità di, si chiama appunto baciata, di stare attaccati corpo a corpo. Esatto, quindi dà la possibilità di intraprendere rapporti in maniera molto più facile con l'altro sesso, quindi ha avuto anche questo successo, perché ha permesso un po' a tutti quanti di buttarsi in questo mondo che all'inizio era un po' esclusivo, insomma, prima bisognava, per entrare in questo mondo, andare a scuola di ballo. È vero, Mauro, perché devi sapere una cosa, che delle volte quando ho voglia di ballare anche qualcosa di diverso dalla baciata, e prendo magari che chi sa ballare mi guarda, quando capiscono che io poi non sono brava a ballare la salsa, mi guardano proprio schifati, come se avessi la rabbia, e ho detto: ragazzi, ma datemi una mano, insegnatemi. Ma oddio, guarda,
La salsa, sì, un qualcosina a scuola di ballo bisogna farlo, però ecco, la baciata, insomma, si impara subito. Ma io vorrei fare un appello a tutti i ballerini che ballano in queste sale latine. Abbiate pietà per chi non sa ballare, mettetevi una mano sulla coscienza per quelle persone come me, dateci una mano, non ci trattate proprio così male. Basta venire a scuola bailando comunque. Eccolo, ti ho dato l'assist. Allora, io è facile, io ti volevo ringraziare e volevo chiudere, perché questa sera abbiamo fatto una specie di sondaggio e con una domanda un po' che ricordi, che sa di retro. Allora, il nostro sondaggio di questa sera è: meglio i tempi che furono, quelli che stai vivendo o quelli futuri? Ma io sono ottimista, spero in quelli futuri, spero, diciamo che fino a poco tempo fa ero un po' sconfortato perché non ho visto più una ricerca, insomma, della novità, quindi basta mettere musica, di DJ ce ne sono tanti che si improvvisano, quindi non fanno una ricerca come facciamo noi della novità, quindi di lavorarci, insomma, sulla musica. Basta, è diventato un po' troppo commerciale, insomma, quindi il fatto di poter basta mettere musica anche molto vecchia, ma insomma il vero DJ è quello che guarda la pista poi fondamentalmente, ma che riesce anche a infilare, come si dice, qualcosa di nuovo e quindi far apprezzare le novità. All'inizio deve essere bravo in tutto. Ma oddio, sì, il DJ è una professionalità, è una professione, insomma, che va anche quella curata, cioè una ricerca, insomma, della musica, del genere che in quel momento va, è uno sforzo che ogni volta viene fatto proprio per capire la pista, quello che chiede la pista, quello che poi in realtà la gente vuole. Però bisogna anche educarla la gente, se mettiamo sempre le stesse cose così non andiamo mai avanti. Cioè, non impara mai niente di nuovo e quindi rimane qui. Io ti ringrazio, Mauro, sei stato davvero davvero gentile. Ciao. Grazie mille. Ciao. Allora, noi fra un po', mi raccomando, facciamo un appello tutti quanti alla terrazza a ballare latinoamericano col DJ Mauro Bailando. E magari anche alla sua scuola per imparare. Io sicuramente ci dovrò venire perché sono una capra aspetto, a ballare. Molto volentieri. Ciao a tutti. Ciao a tutti da qui, dalla terrazza, Radio R9, Maria e Mauro. Ciao. Ciao. E buonasera, siamo ancora qui alla terrazza per una festa particolare, Banana Club Latina. E qui con me il nostro grandissimo Emiliano Ferracuti, che anche lui, diciamo, è uno storico del BB, giusto? Sì, sono quasi 10 anni che collaboro con i fratelli Jacoponi. Allora, questa festa? Questa festa è... è un revival del grande Banana Club, quindi quando la musica latina venne in Italia, sai, il Banana fu il primo, se non o il massimo il secondo locale in Italia a credere nel latinoamericano e quindi è rimasto nella storia, sì, assolutamente sì. È lì che nacque il DJ Tony Banana, è lì che nacquero Marcelo Fuente, che poi è andato a Uomini e Donne e ha fatto tante cose. E lo intervisteremo fra poco. Assolutamente. Ruri, Cristian Martinez e tutti quelli che oggi hanno un nome nel mondo del latinoamericano, nel mondo della notte, sono nati al Banana Club. E bravi, e bravi. E questa sera sono qui per fare, diciamo, una festa che viene fatta una volta l'anno. Una festa che facciamo una volta l'anno, sì. Va bene, dopo veniamo a vedere. Poi ho visto che ci sono un sacco di banane appese e mi ricorda un qualcosa, non so che cosa. Sai che a me piace tanto la frutta. La frutta. Sì, io amo tanto la frutta e questa sera verrò a mangiare qualche banana e anche a ballare latino. Molto bene, allora vieni a ballare latino, vieni a mangiare le banane, anche perché se ti piace la frutta, i meloni ce li metti tu e le banane. Abbiamo fatto la Macedonia, ecco, e tutta la Macedonia è fatta. Però questa sera mi sento un po' marzulla. Sì, perché poiché è una festa di tanto tempo fa e io volevo farti una domanda. Allora, per te, Emiliano, sono meglio i tempi passati, quelli che stai vivendo o magari quelli futuri? Guarda, i tempi passati, tutti dicono che i tempi passati sono sempre più belli. Ecco, ma perché lo domando. In realtà, secondo me, sono molto similari i passati, i presenti, che poi saranno nel futuro passati. Mentre si spera sempre, e questo è il mio augurio, che i futuri siano migliori sia dei presenti che dei passati. Sicuramente sì. Ma in questi 10 anni di BB, raccontaci, non so, un aneddoto particolare, qualcosa che magari lì per lì ti ha fatto sentire in panna e poi dopo ripensandoci magari ti viene da ridere.
Oh mio Dio, 10 anni di BB, credo che sia successo un po' di tutto. Con il locale siamo cresciuti insieme in questi 10 anni, siamo cambiati insieme, ci siamo evoluti insieme. Il, chiamiamolo matrimonio tra Emiliano e il BB Disco Dinner, è stata una cosa un po' improvvisata, ma è un matrimonio che funziona, che dura, e credo che continuerà a durare. Quindi per me è sempre stato un grande onore collaborare con loro, anche perché nonostante siamo nelle Marche, quindi magari non è Riccione, non è Milano, ma il BB Disco Dinner, come la Terrazza, come il Maè, come tutti i locali che abbiamo, siamo andati a prendere con i fratelli Jacoponi nell'arco di questi 10 anni, sono stati dei grandissimi successi anche a livello nazionale. Quindi questa per me è motivo di enorme soddisfazione, e ringrazio tutti i collaboratori che nell'arco del tempo sono cambiati, ma che hanno contribuito nel loro piccolo alla realizzazione di questi grandi successi. E noi ringraziamo te perché sei sempre presente, sei un grande, Emiliano. Grande. Invitiamo tutti quanti. Il naso è grande. No, non lo so, guarda, bisogna tastare solo e vedere. Solo il naso. Va bene. Parlando di banana, comunque. Allora, stasera andiamo tutti quanti a ballare latino alla Terrazza, giusto Emiliano? Tutti in terrazza a ballare latino, copritevi perché già è un po' freschino, sai, per essere agosto è più, sembra un po' più novembre. Però il clima è caldissimo, c'è una, abbiamo fatto veramente una scenografia bellissima, e quindi vi aspetto in terrazza questa sera, che è il Banana Club, per divertirsi insieme con musica latinoamericana e pop. Anche perché vedo tanti ragazzi cubani, brasiliani, là già mi si sono accese tutte le antenne, devi sapere, già mi sono riscaldata come li ho visti, poi ci ho visto anche le banane, è un tutto dire, quindi andiamo a ballare, che dici Emiliano? Dal tutto dire passiamo al tutto fare e andiamo a ballare. Andiamo a fare tutto, io ti ringrazio perché sei sempre un grande Emiliano, e da qui è tutto da me, Emiliano, alla terrazza, venite, mi raccomando, si balla latino. Ciao! Ciao! Buonasera, siamo ancora qui alla terrazza, alla festa del Banana Club. E qui con me una persona storica, detta così sembra quasi brutta, ma anche sembra, non è vecchio, è sempre bellissimo, Marcello Fuente, che diciamo insieme a tutti gli altri animatori ha iniziato proprio questa bellissima avventura, giusto? Sì, giusto, insieme a Ruri, insieme a Cristian Martinez, insieme a mio fratello Gonzalo Fuentes, insieme a Domingo Cesare, un grande maestro di salsa. Abbiamo fatto proprio la storia del latino quando allora ci fu il boom del latino, quindi eravamo extra felici perché era, poi noi venendo da lì ci piaceva un po' dire agli italiani quello che eravamo. Ci siamo e ci stiamo divertendo. Oggi è una giornata proprio speciale perché c'è il raduno di tutti noi, quindi vecchi amici che si incontrano dopo tanti anni. Quindi è una cosa bellissima. Bellissimo, sì. Troppo bello. Rincontrare le persone care è sempre bello. Proprio grazie a Tony Jacoponi e Gianni Jacoponi che ci hanno dato l'opportunità di poter far vedere questo tipo di ballo e poi l'anima latina per sé proprio. Ce l'avete messa voi l'anima latina? Ce l'abbiamo messa un po' tutti, dai. L'anima. Vabbè, Marcello, a parte, vabbè, noi ti conosciamo come tronista, tutta Italia ti conosce come tronista, no? Magari non come ballerino. Dopo il trono, diciamo, di Uomini e Donne, che cosa hai fatto? Tantissime cose, poi ho continuato, ho fatto Sky, ho fatto Rai, ho fatto quelli che è il calcio, ho fatto La Grande Notte, ho fatto Uomini e Donne, Vero Amore, che allora era sempre lo stesso format di Temptation Island, ho fatto parecchi programmi, poi ospitate, pomeriggio 5, pomeriggio, poi ho avuto una figlia per cui mi sono praticamente con la mia compagna. Ti sei un po' calmato? Calmato, è brutto dire calmato, ragazzi, no, ho praticamente capito qual era il senso della vita. Il senso della vita è la famiglia, per cui non assolutamente ho da chiedere a Dio, diciamo. Anche che dopo ti farò una domanda e mi hai anticipato. Volevo dire una cosa a Marcello. Marcello, adesso chi è Marcello? Che cosa fa da grande? È bellissimo questa cosa da grande, ero grande anche prima, solo che forse la testa era diversa, poi si cresce, poi si matura. Adesso mi occupo di tantissime cose, ma soprattutto della comunicazione, dell'organizzazione di eventi, del marketing, di
di un locale, di locali conosciuti in tutta Italia, per cui produzioni fotografiche, tutto quello che riguarda la comunicazione mi sto... Cioè, sei rimasto sempre nell'ambito dello spettacolo? Sì, sempre nell'ambito dello spettacolo, anche quello che mi ha aiutato molto è stata sempre Maria, perché mi ha fatto conoscere a tutta Italia, ma soprattutto ho conosciuto altre persone che alla fine me ne sono portate a me, al mio lavoro, a quello che faccio io. Adesso presentiamo anche un altro ospite. Lo voglio presentare io, posso? Sì, scusa. Guarda, devo presentarvi veramente, oltre ad essere un carissimo amico, ma veramente lo voglio presentare col cuore, perché è una persona veramente splendida, una persona che merita tutto quello che ha, e lui ancora non ha capito tutto quello che ha, ma io vorrei ricordargli che lui ha una bellissima figlia che si chiama Mirta e una bellissima compagna Arianna, vi saluto entrambe, e devo salutare anche la mia compagna Sofia, che è una conduttrice e attrice di Rai, quindi volevo salutare Sofia Bruscoli e mia figlia Nicole, e volevo salutare anche a te, però soprattutto vi devo presentare ora e devo dare la parola al mio carissimo amico Samuele Micucci, che è stato uno dei tronisti più simpatici, ma secondo me l'unico più simpatico di Uomini e Donne, non era come me. Ecco qua, Samuele Micucci. Ecco Samuele Micucci, buonasera Samuele, buonasera, come va? Buonasera a tutti, molto bene, grazie a Marcello della presentazione. E poi ci tengo a sottolineare il fatto che ha detto il più simpatico, anche perché se diceva che ero il più bello era un po' una presa in giro per tutti gli italiani. Quindi no, lo ringrazio, ed è difficile un po' in questo mondo come l'abbiamo vissuto noi, no? Un mondo parallelo della televisione, riuscire poi a mettere insieme amicizia e lavoro nello stesso tempo. Con Marcello ci siamo riusciti, perché essendo una persona vera lui, essendo una persona vera io, ci siamo amalgamati insieme e oggi siamo qua, insomma. Io, sai come si dice, no? Chi trova un amico trova un tesoro. Io penso che entrambi avete trovato il tesoro. Ah sì, se poi diciamo che un po' gli opposti si attraggono, no? Lui bello, io brutto, io simpatico, lui un po' più sgorbutico, quindi queste cose si sono... Certo, come se la legge della contrapposizione, com'è? Beh, sì, è un po' la legge del contrabbasso, si dice a Roma. Insomma, sì, ci siamo trovati, poi tutte e due nello stesso periodo abbiamo fatto una relazione con le nostre compagne, abbiamo fatto due splendide figlie, tutte e due hanno presso a poco un mese di differenza, quindi ci siamo... Gemelline? Sì, siamo stati, anche nei tempi, siamo stati molto, molto simili, diversi ma molto simili, ecco. Invece tu dopo Uomini e Donne di che cosa ti sei occupato? No, io dopo che Marcello ha elencato tutto il suo palmarès, a me mi rimane un po' difficile perché io non c'ho cazzo da raccontare, ecco, scusate il mio francesismo, però... No, detto questo, diciamo che io non ero nato per la televisione, io mi ci sono ritrovato in questo mondo, mi ci sono divertito e ho tirato fuori delle piccole idee. Insieme alla mia compagna abbiamo un centro estetico a Roma che fortunatamente va abbastanza bene, anche perché... E si chiama? Dimmelo, perché io vengo spesso a Roma. Si chiama S.A., l'iniziale mia e della mia compagna, Uomini e Donne, all'entrata ci abbiamo messo il trono. E dai, devo venire, devo venire. Sentite, io questa sera voglio fare una cosa un po' particolare. Tra due tronisti mi sento un po' come rivivessi la corteggiatrice. Ve la ricordate come faceva la musichetta? Ok, ciao, come ti chiami? Salve, sono Jessica, praticamente vengo da vicino Roma, cioè praticamente sono una ragazza profonda, ma così profonda, fammi parlare un attimino, fammi, non mi interrompe prima, sono profonda, te so, ma così profonda che a un certo punto in poi, oh, se tocca, dimmi, bello, dimmi quanto sei bello, dimmi. No, io te posso dire tutto e te lo dico pure in romano. La faccio nuda e cruda? Falla più nuda che cruda, vabbè, ma falla! Da tanti nomi ha scelto proprio il nome da zoccola, Jessica. Eh sì, perché non è colpa mia, mia mamma mi ha messo Jessica, che ci posso fare io adesso? No, Jessica... Significherà qualcosa? Beh sì, senza ombra di dubbio.
Beh, Jessica, qual è la tua scelta tra il moro e il biondo? Guardate, tra il sago e il profano. Sentite, io so qua mi sono imbarazzata. Sì, perché mi sono tutta sconquassata qua, un figo peggio dell'altro. Ma dove stanno queste celle? Io ne vedo. Comunque, io due. Comunque, praticamente mi sento un po' sconquassata. Mi vedo questo occhialino da Johnny Depp, quanto m'arrapa, cacchio. Marcello, m'arrapa tutta. Un po' m'arrapa pure a me, sono sincero, Un po' mi arrapa pure a me, sono sincero. Samuele invece con sto accento romano mi sento un po' a casa, diciamo. Mi sembra di sentirmi nonno. Quindi scegli? Chi scegli? Per senti, ma se può scegliere tutte e due? Facciamo una sera con uno e una sera con altro? Va bene. No, ma facciamo una cosa a te. Facciamo una cosa a tre. Bravo. Dai, mi piace. Bravo. Ragazzi, ormai siamo sulla trasgressione più andante, no? Certo. Nel 2016, dopo Facebook, chat. Dopo Uomini e Donne. Bravissima. Praticamente. In mezzo ad un tronisti, in antronata, secondo me sta benissimo. Ragazzi, io ve lascio da tra due tronisti, antronata, Maria. Qui dalla terrazza BB, un saluto a tutto Radio Renove. Ciao. Ciao! E buonasera, siamo ancora alla terrazza, davanti proprio alla terrazza c'è il nostro bus itinerante e siamo qui per fare i casting. Quindi ragazzi, se siete vicino a San Benedetto, venite qui perché cerchiamo voi, lo speaker del 2017 di Radio R9. E scusate un attimo, ma sto mangiando praticamente una banana. Ma lo sapete perché sto mangiando una banana? A parte che mi piace molto, ma perché questa sera è una serata particolare. È qui con noi Ruri che ci spiega proprio perché io sto mangiando la banana. Beh, ciao, allora intanto lei sta mangiando una banana non perché ha voglia di banana, ma perché è il simbolo da 23 anni del latino del terrazza, del BB, Disco Club. E quindi tutto nasce con una banana come simbolo del latino, come stemma della nostra musica, no, stemma della nostra notte. Quindi spero che ti sia piaciuta molto. Moltissimo, moltissimo la banana, molto, molto. Dopo 23 anni è ancora tosta? Sempre dura la banana, mi piace sempre dura la banana, perché se emotion non ci piace la banana. Non avevo dubbi. Allora Ruri, diciamo che il ruolo hai in questa serata. Abbiamo detto che è una festa storica che viene festeggiata una volta l'anno qui alla terrazza per ricordare i tempi che furono, quando avete aperto nel lontano 1994 il Banana Club, sì. Banana Club Latino, sì. E quindi avete iniziato a ballare latino, sì. Tu che ruolo avevi, Ruri? Allora io inizio. Non eri la banana? No, l'avevo piccola. Ah, piccola? Beh, certo, come tu. Poi è cresciuta? È cresciuta grazie a lei. Ah, grazie a lei. È cresciuta molto. Nel 94 ero la sua spalla, perché lei ha cominciato il nostro latino, lei ha cominciato il latino del BB. Lei ha iniziato a muovere i primi passi per tutto il mondo latino, perché non si ballava latino, non c'erano altri locali. Io ero la sua spalla, lei poi mi ha abbandonato e mi ha lasciato tronista al BB. E quindi eccomi qui dopo 20 anni ancora a fare una serata celebrativa, perché questa è la nostra serata che facciamo ogni anno per ricordare i 23 anni del BB. E quindi è un revival, vecchie musiche, vecchi animatori. Io ormai con i miei 38 anni non sono più in grado di stare lì, di fare queste cose, capito? Di galera? Di galera, sì, certo, hai capito perfettamente. 38 anni di galera, sì. Poi dopo togliamo gli altri. Comunque, la lei a cui ti riferivi ha oggi sicuramente un nome che è un po' particolare, spero di pronunciarlo bene. Creusa? La signorina Creusa. Perché le donne sono sempre signorine, vero Creusa? Sì. Allora, tu sei stata proprio la prima donna che ha portato, diciamo, il latinoamericano qui a San Benedetto del Tronto, nella provincia di Asco, diciamo. Sì, non solo, ma nelle Marche in generale. Sì, modestamente. Ma che brava Creusa! E quindi sei stata la prima che insegnavi, facevi animazione come donna? Sì, anche in Emilia Romagna, perché io allora vivevo a Bologna e sempre insieme a Ruri, Emilia Romagna e dopo siamo Veneto e dopo nelle Marche. Sei rimasta fedele al latinoamericano oppure hai fatto altre cose? Allora, per un po' sono rimasta fedele, però dopo ho continuato a lavorare di più con la danza orientale e anche la biodanza. Ci lavori ancora? Sì, c'ho anche la scuola di formazione per insegnanti, io ora mi occupo più di questo. E questa serata vengo a ballare e a divertire. Bello, è bello, ma dove ce l'hai questa scuola? Facci sapere, noi siamo curiosi, vogliamo sapere Creusa, dove ce l'hai questa scuola? Allora, la scuola di formazione per insegnanti a Pescara, è la scuola di biodanza dell'Adriatico.
Quindi bisogna venirti a trovare. Assolutamente sì. Allora, in pratica, Creso, tu insegni per le insegnanti? Sì, per diventare insegnante. Quindi darei un attestato, un riconoscimento? Sì, 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 esattamente. Bisogna venirsi a trovare allora, Creusa. Sì. E poi abbiamo anche il gruppo settimanale per chi non deve diventare insegnante. È qui a Monteprandone, vicino a voi, e anche a Ascoli Piceno. Non so, c'è una pagina Facebook, un riferimento telematico dove ti possono cercare? Sì, Facebook e anche il sito www.biodanza Adriatico. Io voglio ricordare, intanto che parliamo di internet, che se volete rivedere questa intervista potete mettere mi piace sulla pagina R9 e andarla a rivedere, anche perché così rivedete tutte le cavolate che ho detto anche prima. Però vorrei parlare con Ruri a proposito di cavolate, non so perché, con i 38 anni non so perché mi tira la cavolata. Allora Ruri, da grande ora tu che fai a parte il ballerino? Ma no, questa è una domanda che non era prevista, è imbarazzantissima, non te la posso dire. Io faccio tante belle cose, gioco a tennis. Ma perché è lasciato dalle palle, cioè dalla banana alle palle? Esatto, ho completato tutto il cerchio e tutta la parte l'entourage. Tutto l'entourage della parte riproduttiva. Quindi sono passato dalle banane, poi alle palle, eccetera. Ma vuoi sapere veramente cosa faccio nella vita? Sì, dai, noi siamo curiosi, lo vogliamo sapere. Lo dico? Di la verità, non, nient'altro che la verità. Ma io sono un ingegnere edile. Eppure non ti facevo ingegnere. Ingegnere edile, stressatissimo e ogni tanto ancora torno a ballare dopo tutti questi anni. Perché io ho smesso di stare sui palchi nel 2010. Ah però, allora ti la dico anch'io la verità. Io invece sono architetta. Perché scusa, non ci credi? Sono architetta. Architetta. Scusa, ti ho rotto la maglia? Ma l'ha fatto anche a me questo effetto con l'archi. Bello l'archi, bello. Ti piace? È una bella professione. Bellissima, morbida, è un lavoro molto corposo che va preso con le mani perché è importante. Allora, facciamo una domanda seria, tra virgolette. Allora, cos'è meglio per te? Vedi come se la ride, come se la ride? Come se la ride? Sì, sì, sì. Ti è divertita l'architetta? Noi facciamo divertire, sarebbe una bella coppia proprio a livello professionale, secondo me facciamo Raimondo e Sandra. Esatto. Tu fai Sandra, io faccio Raimondo, ovviamente. L'architetto e l'ingegnere. Qual è la domanda seria? Allora, la domanda seria è questa. Allora, in pratica io volevo chiedervi quali sono stati i tempi più belli, quelli passati, quelli che state vivendo oppure quelli futuri? Allora, ovviamente i tempi passati sono stati meravigliosi, dove tutto è iniziato, tutto è sbocciato, dove si iniziava alle 10:15 a ballare e si finiva alle 5 di mattina senza mai interrompere, con tutta gente entusiasta. Cioè, i tempi presenti sono bellissimi perché guarda, a 38 anni forma fisica, si balla, si danza, si fa di tutto. I tempi futuri, se lo spirito è questo, saranno eccezionali. Non dirmi dove, non dirmi come. Non dirmi quando, e facciamo pure la canzone. Però quando mi fai questa domanda mi colpisci, perché i tempi che furono sono stati qualcosa di storico. Hai visto stasera, sì? Sì, sì, è tutto bellissimo, pieno di gente. Ma poi c'è una armonia, io almeno al di fuori vedo questo, armonia, simpatia. Siete tanti animatori proprio uniti tra di voi, vi divertite nonostante tutto, tanti anni. La storia lega, no? La convivenza per decenni, no? Ha legato tutte queste persone che ci sono, che tornano esclusivamente per questa serata per trovarci, ed è bellissimo. A parte gli scherzi, ma io se non sapevo che era 20 anni più che stavate insieme, io non l'avrei detto. Pensavo che eravate un gruppo di ragazzi che si sta divertendo. No, io ho 50 anni, lei non si può dire. Senti, complimenti. Grazie. Ma da chi chirurgo estetico vai? Fammi sapere che ci vado pure io. No, è un patto con una demone che va tutto bene così. Funziona. Diana? Diana, sì, Diana. Diana. Sì, sì. Allora, senti una cosa, che ti devo fare un'altra domanda. La facciamo alla ballerina. Sì. Com'è cambiato i balli, da come ballavano 20 anni fa e come ballano adesso? I ballerini? Sì, allora, una volta si ballava con molta più passione, con più entusiasmo, proprio era qualcosa di molto speciale. Oggi un pochino di meno. Oggi si balla molto legata all'apparenza, al fare, sicuramente c'è divertimento anche adesso perché questi balli ci portano a questo, però una volta io sento che c'era più passione.
Che passione. Ruri, senti una cosa. Ecco, guarda, guardate chi c'è. Venga, venga, venga. Ah, allora, ciao, ciao, io volevo salutare. Cristian, 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 dopo ti intervisto e dopo devi essere con noi, eh? Per noi è un piacere. Vieni, vieni, un saluto, un saluto. Facciamo il finale con te, dai. Lui siamo stati la storia. Facciamo il finale, ecco. Lui ha imparato tutto quello che poteva da me. Cristian Martinez. Abbiamo Cristian Martinez con noi che ci vuole fare un saluto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di R9. Noi siamo qui sotto la terrazza. Dovevamo stare sopra, però noi siamo sotto. Saliamo. Un saluto a tutti voi. Un bacio, lui è Ruri, il mio maestro. Purtroppo, purtroppo il mio maestro. Lei è Maria. Maria, I love you. I love you. Oh ragazzi, venite perché fra un poco, fra poco inizieranno i balli di gruppo e quindi noi dobbiamo essere presenti. Quindi facciamo l'ultima battuta finale e andiamo a ballare i balli di gruppo. Ok, dimmi, Ruri, dimmi tutto, Maria. Salutiamo. Allora, io un bacio enorme a tutti voi e sono contentissimo di essere qui, ma lo sono veramente, non per forma. E un bacio alla mia maestra che nel 1989 mi ha insegnato a ballare. Un saluto a Maria, la tetta destra mia. Un saluto a tutta la vita mia e tutti i radioascoltatori di Radio R9. Siamo qui e noi vi dobbiamo lasciare perché andiamo a fare i balli di gruppo. Grazie mille, ospiti. Un bacio, ciao! Salve, buonasera, siamo qui alla terrazza per la festa della Banana Club. In pratica dal 1994, quando è iniziato proprio al Banana Club il latinoamericano. E oggi, come ogni anno, qui sulla terrazza si festeggia l'anno dell'inizio, diciamo, dove tutto è iniziato, appunto al Banana Club. E adesso andiamo a vedere perché c'è tantissima gente questa sera, tanti ragazzi che si ballano, si dimenano. Buonasera, buonasera, come va? Benissimo, benissimo. Ti piace questa festa? Assolutamente sì. Ti piace ballare il latinoamericano? Mi piace ascoltarlo, mi piace vedere come lo ballano, così posso impararlo. Ho capito, non ti piace ballarlo? No, 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 nel senso non sono all'altezza di ballarlo alla grande, però bene, qualche passetto alla grande riesco. Di dove sei? Di Roma. Si sente della cadenza? Si sente un pochino. Ma ci sono belle ragazze questa sera? Sì, ci sono belle ragazze, San Benedetto del Trotto è pieno di belle ragazze e di bei ragazzi, quindi va bene. Appunto, quindi vale la pena venirci a trovare? Vale la pena venire, lo dico in maniera molto... E anche venire alla terrazza, perché c'è un sacco di belle ragazze. Sì, il locale è molto bello, ci sono molte belle ragazze e i cocktail sono buonissimi. Ti ringrazio tantissimo, io adesso vado a intervistare altri ragazzi, grazie okay. mille. Andiamo, continuiamo a fare interviste e a vedere le reazioni. Buonasera di questi ragazzi. Salve, buonasera. Salve, ciao, come ti chiami? Luigi. Luigi, come sta andando la serata? Bene, bene, siamo appena arrivati e stiamo aspettando che la serata inizia. Da dove vieni? Da Teramo. Da Teramo. E sei venuto fino qui a San Benedetto per ballare alla terrazza? Sì, sì, siamo venuti qui e hanno detto che è un bel locale, quindi siamo... Ma tu sapevi che questa sera è una serata speciale? È la festa del Banana Club. No, non lo sapevo. Si festeggia il 23° anno di latinoamericano. Non lo sapevo. E quindi tuffati nella mischia e vai a ballare latinoamericano, va bene? Va bene, grazie. Ciao, 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 ciao. Adesso andiamo a intervistare. Buonasera, buonasera, buonasera. Bene, bene. Tutto bene? Tutto bene. Ma con un balli questa sera? Per adesso no, ballo dopo. Come ti chiami? Daddy. Ma quanto sai ballare? Sai ballare bene, immagino. Me la cavo. Adesso iniziano i balli di gruppo. Vai. Andiamo, andiamo. Ragazzi, io vi devo lasciare perché adesso si ballano i balli di gruppo. Ciao, ciao. Nando, vieni sul palco, Nando, vieni qui. Nando è un amico mio fraterno. Lì ti voglio bene, smack, bravo, bello, cubano simpatico, merce rara. Ragazzi, nel 2016 stiamo facendo la colita. Mi sono comprato una casa a Santo Domingo con la colita io. Muove la colita, apri chiudo, apri chiudo. Mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito con la mano palante. Arriba, de nuevo. Pa'lante, pa'lante. Arriba, arriba. Rápido, pa'lante, pa'lante. Arriba, arriba, 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 pa'lante, pa'lante.
voluto la bravata, sta ballando. Mannaggia a te. Sempre qui alla terrazza per festeggiare appunto la Banana Club Latina, la festa latina. E ormai sono 23 anni, vero Domingo? È qui con noi innanzitutto Domingo Cesar, buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori, sì, è passato un bel po' di tempo dagli inizi. Io veramente ho iniziato nel 2001, ma loro già hanno iniziato... Dal 1994, però con te si chiude un pochino questo capitolo, anche perché prima abbiamo intervistato Ruri, Marcello, Cristian, purtroppo è stato pochissimo, ma ne approfitto per ringraziarlo e per mandargli un grande saluto. In pratica questa serata è per, ricordiamo, festeggiare appunto questa apertura nel 1994 del Banana Club con la musica latina, giusto? Eh sì, ormai ad agosto, il periodo di Ferragosto, facciamo questa grandissima festa ricordando un po' i tempi passati e anche per educare un po' le nuove generazioni alla cultura latina che un po' si sta perdendo, ma l'entusiasmo c'è sempre e continuiamo ad andare avanti. L'ora ci sta, il tasso alcolemico pure, non si sa quello che dirò. Comunque, allora io ti volevo chiedere, com'è cambiato il mondo della notte da allora fino adesso? Beh, si è un po' adeguato anche alle tendenze musicali, quindi c'è stata una certa evoluzione, quindi c'è stato anche un ricambio generazionale. I giovani adesso sono portati più a dei movimenti un po' più rapidi, un po' c'è un'evoluzione anche qui nel ballo. Quindi... Anche nel movimento, non solo della musica. Io ti volevo fare una domanda, perché io, sai, non è che sono bravissima, mi piace muovermi, ma sono una somara. Che differenza c'è tra salsa portoricana e salsa com'è cubana? Beh, fondamentalmente il ballo è legato all'impostazione della linea per la portoricana, dove si seguono delle linee rettilinee, e invece nella cubana si balla più in circolo, i movimenti sono un po' più, diciamo, meno impostati, ma non per questo c'è dietro una grande conoscenza anche lì della cultura afro. E... Anche perché quando mi dicono portoricana a cubana, no? Io dico no, io sono napoletana, boh, comunque faccio un pasticcio comunque. Diciamo che a livello musicale la salsa è una, quindi salsa è salsa. Quindi si balla sempre sull'unica musica, ma può cambiare. Lo stile del ballo può cambiare, ma la musica è sempre quella. Senti, io ti volevo fare un'altra domanda, poiché sai, l'ho fatta un po' a tutti, stiamo ripercorrendo quello che è stato il tempo passato. Una domanda, secondo te è meglio il tempo passato, quello che stai vivendo, o sarà il meglio il futuro? Mi fai una bella domanda, ma per me il futuro e il passato sono adesso, coincidono con il qui e ora, quindi noi possiamo vivere, possiamo divertirci ed evolvere, crescere soltanto adesso, quindi ragazzi approfittatene, abbiamo soltanto una vita, mi raccomando non sprechiamola, divertiamoci seguendo sempre gli entusiasmi e quello che ci dice il cuore. Anche perché poi il ballo, specialmente quello latino, ma anche come tutti i balli, è proprio il classico modo del divertimento sano, puro, senza purtroppo, sai, come si sa in queste cose si sentono sempre brutte cose, invece ballare è quel divertimento puro che ti scaccia la mente, ti fa star bene. È vero, è vero, è qualcosa che comunque sia ti porta a dimenticare gli stress della vita quotidiana ed evadere un po', ma è qualcosa che ti arricchisce e quindi ti fa star bene, ed è fondamentale per tutti gli esseri umani, credo. Quindi bisogna venire a ballare latinoamericano, ma bisogna venire a ballare in genere. Ma venerdì, questa sera è una serata particolare, ma c'è sempre il venerdì la terrazza è latino? Tutti i venerdì noi ci troviamo qui alla terrazza, che ormai è diventato un punto di riferimento per la movida latina, ma in generale la movida della Riviera San Benedettese, quindi invitiamo anche tutti quanti i turisti che sono qui a passare le vacanze a venirci a trovare. Venite, 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 noi purtroppo vi dobbiamo lasciare e vi auguriamo anche buonanotte, anche perché dovete sapere che fra pochissimo ci saranno i balli di gruppo e noi non ce li possiamo perdere per niente al mondo. Ragazzi, venite qui alla terrazza a fare i balli di gruppo con Domingo Cesar. Ciao ragazzi, vi aspetto insieme a tutti i ragazzi dello staff, ci divertiamo insieme, facciamo un po' di casino, sano divertimento sempre. E se non riuscite a venire questa sera, venerdì prossimo, latino con Domingo Cesar. Terrazza! Terrazza, ciao!